utilizzata in maniera non positiva. La conoscenza invece è proficua se è formativa, se è promozionale, cioè se concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino. Essa stessa è reliquia, diversamente Don Rinaldo non serve a niente. Allora anche queste reliquie dobbiamo fare uno sforzo per farle conoscere un notevole bagaglio storico, artistico, da valorizzare ulteriormente. Ha aggiunto dei tasselli in più a questo mosaico che non è affatto completo, definito in ogni dettaglio, però è uno stimolo per quanti eventualmente volessero continuare il lavoro. Si sente cittadino del mondo, quindi in ogni angolo della terra si trova a contatto con qualche cosa che è appartenuta al genere umano, che è prodotto della cultura del genere umano, delle suore, dell'istituto delle suore, ed eravamo a leggere le prime poesie di Salvatore. Sono passati 25 anni, la quinta opera, quasi un'opera al lustro, ma questa volta e per la prima volta Salvatore si avvale della collaborazione elaborata magnificamente dal punto di vista tecnico descrittivo, tutto ciò che è stato riportato alla luce da Salvatore con molta fatica, con molta passione, con molto impegno. Ancora fino a ieri sera discutevamo, parlavamo dell'attribuzione benedettina di questa stessa chiesa di Santa Maria, dei suoi vari rifacimenti nel corso dei secoli, le letture che Salvatore dava con molta emozione, con molta passione di questa chiesa, e la gioia che aveva Salvatore poi nelle volte successive in cui ci siamo incontrati nel vedere confermato. Grazie a lei abbiamo avuto proprio la possibilità di vedere, di avvicinare, di toccare, di leggere, di analizzarle atecnicamente nella prima parte. Ma il curioso è quello che accade nell'aprile del 1893, cioè nell'aprile del 1893 sono 7 mesi che vivo nel Lazio, 12 ore di oggi, i terreni sono alti, la popolazione è stremata, si sta per perdere tutto. Quattro motti, proverbi, un libro grosso, un volume molto grosso, e poi oggi abbiamo 26 settembre 2009, reliquie e reliquiarie. Io voglio tanto sottolineare alcune sottolineature soltanto. Prima, Salvatore, abbiamo i criteri del giudizio, i valori, motti, preghiere, canti, ricordo tutto. E oggi lui, questo libro, che penetra nella coscienza, nell'arcano della coscienza. Al parroco di questo paese che è qui tra noi, perché se non avesse consentito certe operazioni di cui fra un attimo farò cenno, noi non avremmo mai iniziato il nostro lavoro, e dirò quali sono le operazioni. E al professor Tomei, che era qui fino a qualche minuto fa, suo fratello è stato sindaco di questo centro, come voi sapete, purtroppo è deceduto qualche tempo fa. Io però ho acconsentito inizialmente piuttosto come visitatore curioso, perché non conoscevo il centro, anche se avevo larga idea della preziosità dei temi che sono trattati qui, i Gaetani, i Feudatari, Colonna, Bonifacio VIII, Anagni, tutti nomi straordinariamente importanti sia nella storia che nella storia dell'arte tra tardo 200, 300, primo 400. E anche grazie a Salvatore Iacobelli che mi ha permesso questo contatto, questo rapporto con una documentazione formalmente direi in tutto simile a quella che conserviamo anche nel nostro archivio di Stato quotidianamente. Devo dire che il mio apporto in tutto questo lavoro è stato puramente tecnico e anche assolutamente marginale. Si è limitato e consistito nella trascrizione e talvolta nella traduzione di alcuni documenti, rapporti intercorrenti tra le varie componenti sociali e politiche del tempo di questo territorio. Erano documenti anche molto diversi, molto difformi tra loro, soprattutto per lo stato di conservazione. Alcuni guidati e incoraggiati nella ricerca e nello studio da padre Federico Farina, nonché facilitati dalla disponibilità a trovare porte aperte sia
per la ricerca dei reperti che per la ripresa fotografica. Salvatore Iacoberri con il dottor Aldo Cicinelli hanno per la prima volta studiato numerose reliquie di santi di Vico con l'obiettivo primario di conoscere e divulgare la loro presenza, accompagnando talvolta i testi storici. Durante queste spero piacevoli ore passate insieme, e il mio intervento sarà riferito in modo particolare alla scultura lignea della Madonna col Bambino e alla riflessione su quelli che sono attualmente gli arredi sacri e in particolar modo le reliquie e le oreficerie per la celebrazione liturgica della Chiesa. Perché tanta attenzione nell'utilizzo di metalli preziosi o di perizia e bravura tecnica nell'esecuzione di tali pezzi, quasi con questi cesselli e queste tecniche molto minute, sono oggetti molto piccoli, perché nei secoli la Chiesa si è servita di queste immagini, di queste piccole immagini, di questi piccoli simboli. Al di là di quelle lotte che ci sono state dette dalla dottoressa Maria Grazia Pistoni del 1281-82 e partendo da quelle cattiverie nostre per ragioni di confine, allora c'era bisogno di mangiare eccetera, Vico ha un vastissimo territorio, questo dimostra che era un popolo potente, ricco, quindi tutti quanti venivano a rosicare. Ma quei tempi sono passati, adesso stiamo meglio e i nostri cugini alla Tresi sono venuti a rendermi omaggio, io ringrazio tantissimo e vi comunico anche che siamo stati invitati ad Alatri a presentare questo stesso libro, quindi grazie a loro. Poi in questo libro è nato, ho detto vogliamo fare un libro sulle reliquie, ho detto in 6 mesi lo facciamo, invece non è stato così. Non sono stati 6 mesi perché ricercando le date di questi arrivi, la prima compare nel 1147, che era qui a Santa Maria, 1147. Poi queste reliquie ci hanno portato a rileggere alcune lettere, alcuni documenti dal 1200, 1300, 1400, 1500, eccetera, e siamo arrivati al 1800. Volevo dire in apertura che faremo due brani di due epoche diverse, due brani di contenuto sacro, il Sicut Cervus di Pierluigi da Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina e il Monte Oliveti di un autore, ho sempre difficoltà a pronunciare il nome perché è un autore di lituano del Novecento, Jozas Naujalis, poco conosciuto, ma che ha scritto questo brano sulla passione molto intenso e lo sentirete. Sì.
un autore francese, Camille Saint-Saëns, del 1800, e viene dalle melodie persiane di ispirazione orientale e si intitola La Solitaire. My Lord.
preghiera.